Buon sabato a tutti, scusatemi per la voce, ma sono totalmente influenzato. Ieri in live e con qualcuno si parlava che il reddito è stato abolito perché? Perché ci sono troppi furbetti. Io mi sono documentato un pochettino su questa situazione, ma in modo approfondito per vedere come si è realmente andati avanti. I furbetti del reddito di cittadinanza sono pari all'1,6%. E si mettono al terzo posto perché al secondo posto ci sono i percettori della disoccupazione NASPI. Al primo posto ci sono i percettori delle pensioni di invalidità. Ovviamente sono dati derivanti dalla Guardia di Finanza che ha scoperto le truffe sia dei percettori del reddito che della NASPI e delle pensioni. Quindi diciamo 1,6 percettori RDC, 4% NASPI e 6% le pensioni di invalidità. Però io quello che volevo dire al governo era questo: dovevi togliere anche la NASPI e le pensioni. Alla fine si toglie solo il reddito di cittadinanza perché, come dico sempre, è stato creato da un'altra corrente politica e quando si parla di reddito di cittadinanza è inutile nascondersi dietro al dito perché cosa vedi? Niente. Perché quando si parla di reddito di cittadinanza è stato creato dal Movimento 5 Stelle. Adesso, quando ci sarà da parlare della nuova misura, delle nuove misure, si parlerà di Fratelli d'Italia. Questo è tutto, questo è il motivo principale. Bastava modificarlo molto più semplicemente e si andava avanti. Però, ovviamente, io dico sempre la stessa cosa, quando c'è la cioccolata, dentro tutti quanti ci bagnano le manine, ma è sempre esistito, non è che nasce il furbetto perché c'è il reddito di cittadinanza, è sempre stato così. Anche i politici si sono bagnati le mani nella cioccolata quando c'è stata tanta cioccolata, però i politici hanno l'immunità parlamentare. Quindi non vanno toccati e quindi di che cosa vogliamo parlare? Purtroppo il problema è sempre lo stesso, ci rimette è la fascia più debole.